www.maurizio.it, novità per il 2024, è stata normata la nuova disciplina del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 5 fasce di rischiosità e 5 modalità di valutazione da parte del fondo di garanzia. Allora, rimane sempre l'importo massimo concedibile per ogni impresa di 5 milioni di euro. Allora, fondo di garanzia interviene come garanzia dello Stato per il 55% per i finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nella fascia 1 e 2, quindi quelle meno rischiose, 60% per i finanziamenti per liquidità rientranti nella fascia 3 e 4 nel modello di valutazione, l'80% per i finanziamenti e per gli investimenti, nonché finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese che abbiano iniziato la propria attività non oltre 3 anni dalla prima richiesta di domanda al fondo, 80% di garanzia per le start-up innovative o incubatori certificati, senza applicazione del modello di valutazione per questa particolarità di start-up innovative e di incubatori certificati, 80% di garanzia per quanto riguarda i finanziamenti fino a 40.000 euro, ovvero fino a 80.000 euro, nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione attraverso i confidi, eccetera, eccetera. Quindi questo è il tappeto su cui ci muoviamo. La garanzia nel fondo può essere concessa a favore delle mid cap con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499. Fatta esclusione per gli investimenti a capitale di rischio. Questo qui è l'aspetto per la garanzia delle mid cap, 30% di garanzia fee per quanto riguarda gli investimenti di liquidità, 40% nel caso di finanziamenti per investimenti. Vi riporto poi qui la sintesi di questa variazione della normativa con queste 5 fasce di rischio nell'analisi del fondo di garanzia per quanto riguarda il suo intervento a favore delle piccole e medie imprese. È sempre un ottimo strumento per la richiesta di finanziamenti garantiti da parte dello Stato. Una buona lettura, alla prossima!